Nei giorni scorsi ARPAL ha supportato i carabinieri NAS durante i controlli all'interno di alcuni supermercati liguri. Duplice l'obiettivo, verificare l'efficacia dell'azione di sanificazione in merito alla complessiva carica batterica ed indagare l'eventuale presenza di materiale igienico riconducibile a SARS-CoV-2. Abbiamo deciso di prendere a campione determinate superfici che sono quelle delle bilance, sia del piatto che dello schermo, piuttosto che il POS, piuttosto che la cassa automatica, oltre che i carrelli, tutte superfici che si possono ritenere ad alto contatto e quindi facilmente veicolo di trasmissione. Faremo una estrazione dell'RNA e un'analisi in PCR. Il campionamento prevede di utilizzare un tampone che viene inserito all'interno di questa soluzione. Dopodiché, dopo averlo inumidito, deve essere utilizzato su una superficie di 10 cm x 10 cm, quindi 100 cm quadrati, e dopo pochi minuti può essere inserito all'interno tipo di contenitore in cui viene spezzato il tampone e viene conservato, refrigerato fino all'analisi. I tamponi sono stati quindi condotti nel laboratorio ARPAL, dove hanno seguito due linee analitiche differenti, microbiologia e virologia ambientale. La tecnica analitica è stata messa a punto, è in corso, insomma, in via sperimentale, qua presso ARPAL, grazie proprio anche alla creazione della nuova linea analitica di biologia molecolare del nuovo laboratorio, appena diciamo da poco realizzato, partito nel 2020, con le analisi principalmente sui reflui, per la ricerca appunto anche di Covid nei reflui, e si arricchisce appunto anche di questa nuova ricerca che verrà sempre più implementata per la ricerca appunto del Covid sulle superfici. Il protocollo di sanificazione che utilizzano i supermercati è molto efficace. Infatti, i tamponi sottoposti ad analisi batteriologica hanno dato risultati estremamente buoni, nel senso che non si è vista crescita batterica sulle superfici tamponate dopo la sanificazione. E quindi vuol dire che la sanificazione funziona. Per quanto riguarda i tamponi sottoposti a ricerca di materiale virale, alcuni di questi sono debolmente positivi, ma bisogna tenere presente che la ricerca con le tecniche di biologia molecolare trova e moltiplica il materiale genico virale anche se non è vitale.